lei su B e insieme siamo in 3 contro 3. E oggi partiamo e si va ai Caraibi. Già lo sapete, si tratta del nostro viaggio di anniversario, perché la Carciofina e il Coccodea hanno fatto 10 anni e quindi ci voleva un viaggio importante. E le nostre valigie sono abbastanza importanti. Sono giganti! Anche perché qui fa freddo. In Italia ci sono circa 7 gradi oggi, mentre nel posto dove andremo sarà estate. Quindi al momento indossiamo i piumini, ma lì dovremo indossare il costume. Ok, ma adesso non c'è altro tempo da perdere, infatti zaino in spalla, siamo pronti per partire. Dai, lui prendi tutti i bagagli, io ti aspetto in macchina. No, 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 ma che vuol dire, Sofì? Ma non puoi fare sempre così. Addio, salute, ciao, ciao, bye bye. Ragazzi, questa storia che devo sempre io portare i bagagli non la sopporto più. Andiamo. Arrivati in aeroporto, abbiamo appena lasciato i bagagli. Per fortuna, così non devo trasportare i bagagli di Sofì fino all'altra parte del mondo. Ma va, stai tranquillo, Luì. E ora dobbiamo correre a prendere l'aereo prima che sia troppo tardi, altrimenti rischiamo di rimanere a casa. E sapete qual è la cosa più figa di tutte? È che prenderemo l'aereo in prima classe. Già, avete capito bene? Sarà incredibile, finalmente potremo ritornare in prima classe. E quindi questo significa che potremo mangiare in aereo e fare un'esperienza incredibile. Sono veramente super curioso di farla e non vediamo l'ora. L'unico problema è che questo aeroporto è gigantesco e sinceramente non so bene dove devo andare. Ok, ci siamo. Air France, Francais, eccolo lì, Disneyland Paris. Quello è il nostro aereo, quindi corriamo a prenderlo. Eccoci, siamo dentro, Sofì. Wow, ma cos'è? Una sala TV? Perché ci sono tutti questi schermi? Ragazzi, noi siamo troppo, troppo emozionati, ma vi rendete conto? Manca sempre meno al nostro film. Il 19 gennaio si sta per avvicinare e finalmente potremo vedere me contro te il film Missione Giungla. Sì, ci sono anch'io e sono felicissimo di dirvelo che è appena uscita anche una canzone sul nostro canale, la canzone Missione Giungla, che è proprio la colonna sonora del film, che dovete ascoltare, dovete ballare. Ognuno di noi ha un posto, io il mio, tu il tuo, quindi perché sei qui da me? Ciao. Come vi abbiamo già detto, noi andremo a fare dei saluti in sala. Se volete prendere le prevendite della sala dove ci saremo noi, potrete andare nel cinema più vicino a casa vostra e chiedere: ehi, ma sono disponibili anche i biglietti per il nostro tour, per il nostro concerto? Manca sempre meno anche a quello. Eccoci arrivati, ho trovato il mio posto, guardate. Ta-da! Ci sono già delle cose nel mio posto. Cos'è? Un cuscino? Una gruccia? E che dovrei farci con questa? Sinceramente non lo so, ma servirà qualcosa, quindi mettiamola da parte un attimo. Via. E poi c'è anche la coperta per dormire, fantastico! Sicuramente vi state chiedendo, dov'è la Carciofina? Beh, siete pronti? Eccola che arriva! Questo posto è stupendo! Ma abbiamo i posti a incastro, praticamente siamo incastrati qui così. Se ti parlo mi senti? Io sì, tu? Un po' meno. Ci vorrebbe tipo un telefono per poter parlare a distanza. Ok, adesso facciamo la postazione da vlog, perché ovviamente siamo dei vlogger. Vi faccio vedere tutto quello che abbiamo qui. Guarda, eccoci! Qui abbiamo praticamente una specie di televisore gigante dove possiamo guardare i film, anche perché il volo dura tipo 8 ore. È normale che a un certo punto vorremmo guardare la TV o magari giocare a qualche cosa. E poi c'è qui una specie di tasto con la scritta push. Cosa succede? Il tavolo! Possiamo giocare a carte. Qui ci sono altri tasti, cose tecnologiche, una lucina, queste cosine e questo qui. Cos'è? Ah, la postazione da vlog è perfetta adesso. Mi posso chiudere qui? Così nessuno mi vede, perché praticamente io poi qua posso chiudere il mio angolo. Posso vloggare. E cosa c'è qua? C'è anche qualcosa di segreto. C'è una bottiglietta d'acqua. Poi ci sono anche le cuffie da gaming ovviamente, perché qua si gioca. Ma Sofì sa che ci sono tutte queste cose qui? Ehi, Sofì, hai visto che c'è tipo una specie di frigorifero con le cuffie e l'acqua dentro? Dove? Di là. Il frigorifero soltanto con una cosa, l'acqua. Ma non è neanche fredda, lui non è un frigorifero. No, no, è tipo per dire un frigorifero, è tipo una specie di armadietto. Guarda cosa ti hanno portato. Cos'è? Non lo so. Un cadeau, ragazzi. Un cadeau. Proviamo ad aprirlo. Ho paura di romperlo. Sofì, ma stai aprendo una borsettina, devi aprire, che stai facendo? È sigillata. Non è sigillata, hai provato ad aprirla con più forza. Ok, ce l'ho fatta. Wow, c'ho un sacco di cose. Delle calze. Delle calze. Per essere comoda, dei calzettoni belli lunghi. Ma sono pulite? Sì, lui. Profumano di nuovo. Questa qui per dormire. Questo, tappi per le orecchie. Non ne ho mai utilizzato uno, vediamo. Che strani, guarda. È apposta modellabile. Ma io non la metto dentro le orecchie, ho paura che rimanga dentro. Prova a metterlo, prova a metterlo. Aspetta, non si vede niente, il tuo orecchio dov'è? Ecco qua. Ma non mi
finisce qui perché ho anche uno spazzolino, gel idratante. Ma è mini mini, sembra giocattolo. Burro cacao, questo è fondamentale perché dovete sapere che in aereo la pelle si secca per via del cambio di pressione. Fondamentale idratarsi e bere acqua. Guarda che carino, un mini dentifricio e una penna. Può sempre servire per scrivere qualche pensiero. E ho trovato anche dei tastini da premere. Scusi signora, no, un attimo, mi scusi signore, no, può passare, prego signora, anche lei, sì, un attimo, devo far vedere un tastino. Ok, allora vi faccio vedere che, no, un attimo, che passa, sì, prego, 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 prego. Ok, penso che siano passati tutti. Se premo questo tasto, che succede? Mi sto sdraiando lui. Cosa? Diventa un lettino, guarda. Ti stai per trasformare in un letto? Sì, lui, ma adesso basta. Adesso basta. Oh no, oh no. Sembra la poltrona del dentista. Apra la bocca, signorina. Rimettimi in posizione normale. Sì, e come si fa? Ecco, così, 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 così. Si passa e io sono sdraiata. Fai passare la signora. Sto facendo ok, va bene, Capitan Sofì, autorizzo il decollo, io mi ritiro nel mio posto. Sono assolutamente d'accordo, anzi ti dirò di più, qui non ci vuole proprio nessuno, vattene, lasciami pace, la sola bella tranquilla, così almeno sto seduta con calma e non sto sdraiata a caso. Io torno nel mio posto e vi faccio vedere un'ultima cosina. Mi posso sedere e poi mi chiudo, così Sofì non mi può neanche vedere e io posso fare quello che voglio per tutto il viaggio. Apriamo anche noi la nostra borsettina e prendiamo le calzette perché sono fondamentali. Togliamo le nostre, abbiamo quelle pulite, ecco qua. Sono le tue prime calze profumate della vita. Le mie calze profumate per la vita, le prime, ma che stai dicendo? Guarda, sai che c'è? Qua c'è una calza profumata. Per essere dormita ragazzi, le mettiamo questa sorpresina, mettiamo la calzetta sotto il naso. Spazzolino da dentino. E siamo pronti per partire. Ora, incredibile, ma ci hanno portato il menù. Come vi avevo già anticipato, mangeremo sopra l'aereo. Ci hanno portato un vero e proprio menù dove potremo scegliere cosa mangiare. Io spero tanto che ci sia da mangiare tipo pizza, hamburger e sushi. Ma non credo, anche perché l'aereo è francese e non so se i francesi sanno fare bene la pizza. È tutto scritto in francese. Mousse de bête vanne, cumbre de fromage, tenerife de foie gras nature, jumble à catamalon. Ok, non ne capisco niente. Chiediamo a Sofì perché lei è multilingue, ci sa parlare perfettamente diverse lingue, quindi saprà cosa c'è scritto nel menu. Come hai fatto a scegliere cosa mangiare? Ho letto. Capisci il francese? Se giri pagina c'è in italiano. Ok, appunto stavo dicendo che c'è anche in italiano. Va bene, va bene, io torno a leggere il mio menù. Che figura che ho fatto, non ci posso credere. Cioè, c'è anche in italiano, io ho letto quello in francese. Mamma mia, speriamo che Sofì non mi prenda in giro per questo. E ora cos'è questo casino qui dietro? Chi è che fa questo baccano? Che sta succedendo? Io posso avere una vicina di casa così? Sofì, che stai combinando? Che fai, piangi? No. Sono un TikTok. Stai facendo che cosa? Devo interromperlo perché tu ti intrometti sempre nelle mie cose. Lui sono affari miei. Voglio stare tranquilla, vuoi lasciarmi in pace? Scusa. Io ho preso i posti separati appositamente per non stare vicino a te. Ma scusa, stai facendo un TikTok, ragazzi, sta veramente facendo un TikTok, guardate, lì c'è il telefono. Si possono fare i TikTok in aereo? Credo che siano illegali. Sono legalissimi, lui. Tra poco dovremo mettere la modalità aereo, appena dovremo partire e ovviamente non potrò più farli. Ma adesso che siamo ancora a terra, posso farlo? Beh, se volete vedere il TikTok che ha appena fatto Sofì, lo trovate sul nostro profilo TikTok. Ci trovate come me contro te, volete vederlo? Ok, ho deciso cosa prendo. Consigliato anche dalla carciofina, prenderò il polletto supremo. Ah, si chiama così, proprio chicken supreme. Sarà buonissimo perché è supremo. Supremo. Ho appena notato un'altra cosa stranissima di questo volo. Il sedile non ha la classica cintura che si attacca così. Ha una cintura come la macchina. Mi sento di essere dentro una macchina. Cioè in questo modo l'attacco e poi posso guidare l'aereo. Ma ora sono curioso di controllare se nel catalogo dei film che ci sono qui in questa televisione ci sono i nostri film. Ma è contro te il film La Vendetta del Signoressa, Il Mistero della Scuola Incantata, Persi nel Tempo, oppure l'ultimo? No, l'ultimo è possibile perché esce il 19 al cinema, quindi ancora non ci può essere. Diamo un'occhiata che film ci sono. Ma è contro te, ma è contro te, qui non lo vedo. Non c'è. Ragazzi, non c'è il nostro film. Non ci posso credere. Non ci sono i nostri film. Cioè i nostri film sono i più belli del mondo. Chiunque li ha visti e chiunque li vuole vedere. Perché ovviamente è un'avventura incredibile. Contro il signor S, contro Viperiana, insieme al nostro amico Pongo, insieme a tutti i nostri nuovi amici che adesso incontreremo nel nuovo film. Ragazzi, mi raccomando, voi il 19 gennaio tutti al cinema, perché ci sarà il film più epico di sempre, dove andremo nella giungla e incontreremo tantissimi nuovi personaggi che vivranno l'avventura insieme a noi. Mi sa che ora mi guardo i Minions.
mamma mia. Sofì, ma non puoi comparire così, mi fai spaventare. Tu disturbi me, io disturbo te. Mi stiamo annoiando, ma quando si parte siamo in ritardo. E tra poco partiamo, ma se stai così appollaiata lì su, sembri tipo una specie di quei gufetti che stanno, ecco, sul ramo a penzolare, a aspettare. Siamo in ritardo di 20 minuti. Sì, sì, tra poco partiamo, ma soprattutto tra poco mangiamo, io ho una fame. Esatto, ho una fame. Ma stiamo partendo, si muove. Si muove, ci stiamo muovendo. Ci stiamo muovendo, oddio, è sparita. Vabbè ragazzi, a tra poco. E finalmente si mangia! Guardate qui cos'è arrivato. Non è che sia proprio una pizza, è un hamburger, però deve essere ugualmente buono. Io mi sto guardando due programmi insieme, però mi sto guardando i Minions e Harry Potter. Sono curioso di vedere la nostra carciofina che sta mangiando. Anche perché lei mangia tipo solo pizza, quindi controlliamo. Sofì, che stai mangiando? Pollo! Ma io non ho il pollo, io ho il salmone! Come hai fatto a prendere il pollo? È buonissimo! Delizioso. La solita carciofina fortunata. Ora però mi hanno portato il gelato ed è buonissimo. Infatti lo sto mangiando tutto, spero di non sporcarmi. È passato tantissimo tempo, infatti come vedete adesso è praticamente notte ed è tempo di guardarsi qualche filmetto. Quindi adesso metterò la modalità lettino, che io prendo il cuscino, lo metto qui. Adesso prendiamo la coperta. Sono pronta! Adesso che mi sono sdraiata più che guardarmi un film, mi è venuta voglia di dormire. Farò un riposino, perché no? È troppo comodo. Quindi adesso spengo la luce e noi ci vediamo domani con un nuovissimo video ai Caraibi. Ciao! Aspettate, dimenticavo la mia mascherina. Ora sì che sono pronta per dormire. Buonanotte!